So che lei insegna latino e greco. Che cosa ne pensa del fatto che oggi siano in molti a credere che queste due lingue siano morte e quindi inutili? Voglio No, dire, sciocchezza tremenda. io da alunna mi accorgo che più procedo avanti con gli studi classici e più questi mi aiutino a ragionare, approfondire ed apprezzare il valore delle cose. Certo che è una bella sfida Sì, è una oggi. sfida, ma un altro non ti capirebbe. Cioè, se tu fai un discorso di questo tipo a una persona qualunque, dice, ma a me non serve a nulla. E invece Gramsci, che era un linguista oltretutto, diceva bisogna studiare greco e latino non per parlare greco e latino, che sarebbe ridicolo perché sono lingue morte, ma perché studiare greco e latino ti insegna a studiare. E studiare, ma non soltanto a scuola, nella vita. Vero. Perché nella vita tu hai dei parametri dal greco e dal latino per considerare le cose, le persone, una chiarezza e un'armonia, una precisione, che i greci erano quadrati, precisi, matematici proprio, che da altre cose non ti arriva. Non possiamo fare la fine di ridurci a una lingua sintetica come quella inglese. La lingua greca aveva uno sfracello di termini e di possibilità. E l'italiano per fortuna ci è andato dietro abbastanza bene, ma le lingue speed speaking sono quelle che vanno per la maggiore, perché in realtà non hanno quelle sfumature, non hanno quegli aggettivi, devono andare sempre a prendere in altre lingue, gli inglesi, gli americani, non noi i francesi per esempio. E io quando qualcuno mi dice, ho sempre detto ai miei allievi, quando qualcuno mi dice ma cosa studi a fare il greco che non serve a niente, per prima cosa rispondergli sei tu che non serve a niente. Effettivamente è così, perché puoi non avere hai una costruzione mentale, anche data dalla difficoltà che ti danno due sole materie per me nella storia delle materie, che sono il greco e la matematica, sono le due più importanti. Se dovesse raccontare questa storia ai suoi studenti, come la racconterebbe e quale aggettivo utilizzerebbe per definirla? Ma quale storia? Ah, sì, disastro umano. Disastro umano, voluto e colpevole. Questo è più chiaro di così. Cosa ha colpito di questa storia, di tutta questa vicenda che è Mi durata dispiace quasi un sempre secolo? quando scopro che ci sono degli uomini cattivi, perché io sono nato, sono cresciuto, politicamente sono andato avanti con l'idea che gli uomini in fondo fossero buoni, sempre. E invece no, ogni anno che passa mi convinco che gli uomini non sono soltanto distrutti, rovinati dall'ambiente, che questo va bene, succede, ma sono proprio cattivi di per sé molte volte. Nascono così, Carattere. per supremazia, per sputare sugli altri, che sono cose vergognose, mi danno fastidio tremendo, ma veramente a livello umano mi vergogno di essere uomo se gli uomini sono così. Grazie. Io vorrei ritornare alla scuola e chiedere che cosa le ha regalato la scuola. Tantissimo, tantissimo. Giusto per sapere intanto Professoressa, anche lei.